l'intervento del dottor Lodo Lodoria Vittorio. Il suo intervento verterà sulla questione della salute mentale dei docenti e della riforma previdenziale. Grazie. Alcuni dati non li dirò perché dovreste già conoscerli, perdonatemi se non mi alzo in piedi, ma per ragioni contingenti non ci riesco, sono un pessimo medico e non riesco a curare nemmeno me stesso. Allora, la cosa che voglio accennare è questo, perché nessuno lo sa o tutti facciamo finta di non saperlo: la professione docente è soggetta a usura psicofisica, a tal punto, e voi lo sapete, ma a tal punto, e forse non lo sapete, a tal punto e forse voi non lo sapete ancora? Ok, più staccato, più vicino, cioè, mi dice... la questione, i dati che voi non conoscete e che sono raccolti nei paesi civili quali Inghilterra e Francia: la professione dell'insegnante è quella più soggetta al rischio suicidario. Questi sono dati documentati da paesi che sono evoluti, non da paesi fantoccio come i nostri. Allora, questi dati che l'anno scorso misi nella relazione chiestami da Chiara Farigu per il ministro Carrozza, adesso la carrozza è diventata zucca da quello che possiamo vedere, e i dati sono stati presentati in interrogazioni parlamentari, ma il nostro governo, le nostre istituzioni si sono ben guardate dal rispondere. L'altra questione centrale è che, nonostante sia stato varato il decreto 81 nel 2008, il decreto 81 prevede all'articolo 28 che venga valutato il rischio di stress lavoro correlato nelle professioni di aiuto, cioè le famose helping professions, cioè la vostra è per eccellenza questa professione. Allora, la legge prevede questo dal 2008, la legge è diventata operativa con i ritardi italiani nel 1 gennaio 2011, fate presto a ricordare questa data, 1/1/11. Ebbene, sapete cos'è esitata questa legge? In queste semplici cose. La gran parte delle, o meglio, una piccola parte equivalente all'1% delle scuole ha somministrato un questionario per sciacquarsi la coscienza. Nel questionario, che guarda caso era preso dall'ISPESL, ma l'ISPESL non aveva fatto un questionario apposta per insegnanti. Che cosa ha fatto l'ISPESL? Ha fatto questo questionario, i dirigenti scolastici, alcuni, l'1%, hanno scaricato da internet il questionario e l'hanno somministrato ai docenti. Sapete quali? Vi faccio l'esempio di due domande. La prima domanda è: come ti trovi con l'uso del muletto? Allora, questa, la risposta degli insegnanti non può essere che: io lavoro con un mucchio d'asini, ma di muletti nemmeno uno. La seconda questione, la seconda domanda, e così capite come era tarato sugli insegnanti questo questionario, è: e come va con le turnazioni notturne? Anche qua c'è chi ha avuto la possibilità di rispondere: sì, io faccio questione serale, però torno a casa a dormire. Allora, voi capite che non può essere fatta una prevenzione dello stress lavoro correlato con la somministrazione di questionari che non sono né validati né specifici per gli insegnanti. Allora, certo, io sto a dire proprio che se ne fregano le istituzioni di quella che è la condizione di salute, seppure sia prevista per legge. Qui mi aggancio a quanto richiesto dal giudice imposimato. Cioè, c'è anche la questione dell'inadempienza del decreto legge 81 all'articolo 28, completa da parte delle scuole. Perché anche questo? Perché l'istituzione, sapete quanti euro ha stanziato per fare questa prevenzione dello stress lavoro correlato? Zero! Zero! Ditemi voi come si può fare una prevenzione seria con zero lire. E questo non è possibile. Certo, poi arriva chi ci racconta che vogliamo azzerare i supplenti e le supplenze. Allora, la prima cosa da chiedersi, caro ministro Giannini: ma perché ci sono le supplenze? Perché c'è la malattia! E la natura della malattia qual è?
L'80%, questi sono dati italiani, dati di Milano, dati di Torino, ed è uscita una pubblicazione scientifica qui di Roma, della Sapienza di Roma, pochi giorni fa, nemmeno di una settimana fa, che ci dice che il 50% dei docenti, quelli presupposti sani, che lavorano, sono deputati, il maggiore del 50% sono deputati alla depressione. Abbiamo una classe docente che sta male, che ha dei disturbi di tipo professionali, e disturbi di tipo professionali, dallo studio che io ho pubblicato 2 anni fa sugli inidonei permanentemente all'insegnamento, hanno l'80% di diagnosi, sono psichiatriche. L'altra cosa, sapete che vi viene riconosciuta la causa di servizio solo per una patologia, sapete qual è? La disfonia cronica. Essa, perché parlate tanto, e allora si capisce che l'insegnante vede lesere le proprie corde vocali. Ma la questione è questa, cari signori, che lo studio che mi dice che l'80% ha una patologia psichiatrica, mi dice che il 12% ha una patologia alle corde vocali, cioè per un quinto di queste patologie viene riconosciuta la questione della causa di servizio. Per l'80% di patologie psichiatriche non viene riconosciuta. Capite che questo urla vendetta al cospetto di Dio. I dati ve li ho accennati e quindi non li ripeterò. Dico solamente che, per carità del cielo, Giannini, smettila di dire che le supplenze verranno abolite senza poter andare a guardare la causa delle supplenze. Noi non possiamo chiudere gli ospedali e i cimiteri perché così nessuno morirà o nessuno si ammalerà. Cerchiamo di capire, siamo seri su questo. E l'altra questione, se i dati sono questi, e sono dati italiani, e i dati internazionali li vedete voi tutti, basta andare nella UE e cercare. Allora io vi ricordo solamente che e qua arrivo alla Fornero, arrivo anche a coloro che si occupano di riforme provvidenziali, non possiamo fare riforme previdenziali se prima non valutiamo la salute della categoria professionale. Cerchiamo di essere chiari, se no andiamo a fare le burlette parlando di supplenze da abolire. Questo non è serio e non è possibile. Uno statista che si dica serio, e non è colui ovviamente che dice vi stupirò e poi in realtà ritira tutto il giorno dopo, perché questo non è possibile, ebbene prevede una valutazione della condizione professionale, in questo caso degli insegnanti, e poi mette mano alla riforma previdenziale. Quindi questo deve essere chiaro. Allora, allora mi suggeriscono di sottoporre a valutazione psichica non solamente gli insegnanti, ma ovviamente chi vara le leggi, e sarebbe veramente il caso. Quindi io chiudo con questo dicendo un appello importante. Signori, la scuola è la seconda agenzia educativa, la prima è la famiglia, e come nella famiglia la fa da padrone la donna. Donna insegnante l'82%. Caro Renzi, quando tu fai una violazione alla scuola, violi le donne, altro che femminicidio. Poche storie. E la cosa importante, signori, vi ricordo che il ministro Carrozza col governo Letta aveva trovato 10 milioni di euro per fare l'indottrinamento sull'ideologia del gender degli insegnanti, ma ovviamente non ci sono soldi né per quota 96 né per fare la formazione. Attenzione, la formazione di quella che deve essere la prevenzione nella scuola deve essere fatta di recenti. Nel 2008 ho presentato a Montecitorio, in sala stampa, uno studio che diceva che solo lo 0,7% dei dirigenti, cioè meno dell'1%, sapeva utilizzare l'accertamento medico. Non è una scuola seria questa, la scuola italiana merita di più. Grazie a tutti.